strumenti per il miglioramento della qualità. Ricordate, l'ultima volta avevamo parlato degli istogrammi e avevamo, tra le altre cose, detto che era importante negli istogrammi vedere che cosa. Innanzitutto la forma dell'istogramma, quindi avevamo detto che questo istogramma, che era una rappresentazione grafica di quello che stava avvenendo, doveva avere che forma? Una forma che ricordava in qualche modo una gaussiana, quindi con un valore di tendenza centrale, dei valori decrescenti, doveva essere simmetrico, e quindi tutte le forme che di istogramma che si allontanavano da quelle, da quella che logicamente ci aspettavamo, dovevano metterci in allarme e dovevano farci capire in sostanza che stava succedendo qualche cosa che non andava bene. Abbiamo poi anche detto, se ricordate, che questo istogramma noi lo dobbiamo rapportare a quelle che sono specifiche di progetto, ovvero devo vedere il posizionamento dell'istogramma rispetto a quelle che sono specifiche di progetto e andare a verificare in sostanza che cosa? La centratura dell'istogramma rispetto al target e soprattutto il posizionamento rispetto a queste specifiche, se è più o meno compreso all'interno di un determinato intervallo. Se non ricordo male, queste erano le ultime cose che ci eravamo dette. Non fa parte dei 7 strumenti, ma lo tratto adesso perché ovviamente mi ricollego a quello che stavamo dicendo. Il discorso ovviamente è quello relativo alla determinazione degli indici di capacità di processo, ovvero tutte queste belle cose che ci siamo dette. Ci sono delle specifiche di tolleranza, l'istogramma devo vedere come è posizionato rispetto a queste specifiche. Nella pratica l'azienda come risolve un problema di questo tipo? Come fa, cioè, a vedere se il processo che sta realizzando è contenuto all'interno delle specifiche e più o meno centrato? Questo viene fatto nella pratica determinando due indici, che sono per l'appunto gli indici di capacità di processo, gli indici CP e CPK. Per parlare ovviamente, prima di definire questi indici, io come al solito faccio precedere il tutto da alcuni richiami relativi alla distribuzione normale o gaussiana. E quindi la domanda, ve lo ricordate, cioè lo devo fare o no? Cioè vi ricordate la distribuzione normale gaussiana? Non tanto che, ma vi ricordate le caratteristiche della distribuzione normale gaussiana? Come faccio a determinare il valore dell'area, quindi il valore di probabilità, il valore dell'area sottesa ad una determinata porzione di questa curva di distribuzione? E ditemi voi, infatti io per questo ho messo le crescine, non vedo, non sento e non parlo, io faccio la domanda, però un po' perché siamo nel dopo pranzo, un po' perché allora nessuno mi dice niente, e quindi io poi non voglio né annoiarvi facendo, semmai facendo dei richiami, sono dei richiami abbastanza rapidi logicamente su dei concetti che già avete, né tantomeno voglio invece dare per scontato delle cose e poi ovviamente trascinare dietro invece delle lacune che lacune, ma comunque diciamo delle mancate conoscenze che dite, volete che vi dico qualche cosa, vi dica qualche cosa a questo riguardo, oppure vi sentite sufficientemente forti, ferrati, robusti? Un piccolo richiamo non fa mai male. No, ma comunque a me fa piacere, ma per carità, ci mancherebbe, del resto le avevo previste, altrimenti se lo saltavo questa parte. Dunque,
l'argomento, quello del relativo alla capacità di processo, ma così come quando andremo a parlare delle carte di controllo, si basa comunque sulla conoscenza di quella che è una distribuzione di probabilità, credo nota alla maggior parte di voi, cioè la distribuzione normale, conosciuta anche come distribuzione gaussiana. È una distribuzione di probabilità che regola la maggior parte dei fenomeni che avvengono, e ovviamente quello relativo alla capacità di processo, il problema relativo alla capacità di processo, anche questo logicamente non sfugge a questo tipo di distribuzione. Distribuzione normale, solitamente conosciuta come distribuzione di Gauss o di Gauss-Laplace, è una distribuzione comunque che cominciarono a studiare già, come vedete, nel 1733 De Moivre, che appunto considerò questa distribuzione come una approssimazione della distribuzione binomiale, che era ovviamente la distribuzione di partenza, la distribuzione già conosciuta. Successivamente venne ripresa da Laplace, ma fu Gauss che la utilizzò per primo nell'analisi di dati, e soprattutto in particolare lui la utilizzò nella analisi di dati astronomici, tanto che poi questa distribuzione è nota e oggi viene conosciuta come distribuzione appunto di Gauss e Laplace. Che cosa dice e che cosa sappiamo a proposito di questa distribuzione? Sappiamo che è una distribuzione di probabilità che ha una forma ovviamente a campana di questo tipo, e che viene appunto è regolata quindi da una espressione, cioè l'espressione funzionale di questa distribuzione è appunto quella che leggete, f di y uguale a e elevato a meno qualche cosa, y meno mu su 2 sigma quadro, y meno mu al quadrato fratto la radice di 2 pi greco sigma, dove mu rappresenta la media e sigma invece rappresenta lo scarto quadratico medio o la deviazione standard. Quindi è un rapporto tra un termine e elevato a meno qualche cosa e radice di 2 pi greco sigma. È un'espressione, come si vede, ovviamente abbastanza complessa, quindi si capisce ovviamente che questa distribuzione di probabilità, che è definita tra meno infinito e più infinito, è definita da due parametri, che sono per l'appunto il valore medio, e quindi mu, e ovviamente sigma, lo scarto quadratico. Sono questi due parametri che definiscono una distribuzione normale. Ovviamente da qui deriva, discende tutto quello che sapete a proposito delle distribuzioni di probabilità, e ovviamente il fatto che se devo calcolare la probabilità che la mia variabile assuma un determinato valore compreso tra certi determinati altri valori, ovviamente devo considerare l'integrale di questa funzione. In particolare, questa distribuzione di probabilità, oltre ad avere questa caratteristica forma a campana, e oltre al fatto dall'essere caratterizzata appunto da quelli che sono due parametri, valore medio e deviazione standard, risulta essere tra le altre cose simmetrica come distribuzione rispetto al valore medio. Pertanto questi valori ovviamente di probabilità, ovvero probabilità che la mia variabile cada all'interno di un determinato intervallo, come vedete in questo caso sono calcolati rispetto al valore medio, che è il valore rispetto al quale logicamente la distribuzione è simmetrica, quindi considerando questo mu più o meno
T volte il valore di sigma. Questo, come vedete, è il valore di mu, quindi mu più o meno sigma più o meno 2 sigma più o meno 3 sigma. Questa distribuzione infatti gode di una proprietà, ovvero se io considero gli intervalli simmetrici rispetto al valore di mu, che è il valore medio, quindi multipli di sigma, quindi di fatto considero un intervallo mu più o meno sigma, mu più o meno 2 sigma, mu più o meno 3 sigma, la probabilità che la mia variabile cada all'interno di quegli intervalli quant'è? Allora, si dimostra che nel caso di una distribuzione normale, di una distribuzione gaussiana di probabilità, bene, la probabilità che la mia variabile cada all'interno dell'intervallo mu più o meno sigma è il 68%. Considerando un intervallo mu più o meno 2 sigma, la probabilità che la mia variabile cada all'interno di quell'intervallo è il 95% circa. Considerando un intervallo mu più o meno 3 sigma, la probabilità che la mia variabile cada all'interno di quell'intervallo è il 99,73%, cioè è quasi prossimo al 100%. Questo ovviamente, ecco, si traduce in questo, cioè se io considero quindi rispetto al valore medio un intervallo mu più o meno sigma, il 68%, mu più o meno 2 sigma il 95%, mu più o meno 3 sigma il 99,73%. Ora che cosa succede? Che ovviamente se io devo calcolare il valore della probabilità, quindi il valore dell'area relativa ad un determinato intervallo, siccome abbiamo detto che questa distribuzione dipende da chi? Dipende da mu e da sigma, no? Allora che cosa dovrei fare? Con riferimento ovviamente a questa relazione che mi dà il valore dell'integrale e quindi dell'area, dunque io che cosa dovrei fare? Dovrei considerare, quindi per andare a determinare delle tabelle, dovrei per esempio considerare mu costante e sigma variabile e al variare di sigma andare a calcolare tutti i valori ovviamente di quell'integrale, ottenendo quindi una serie di tabelle dove riporto quindi sigma varia e può variare all'infinito, quindi avrò infinite tabelle per gli infiniti valori di sigma a mu costante. Dopodiché dovrei fare un'altra cosa, dovrei far variare mu e mantenere sigma costante, ottenendo in questo caso un'altra serie di valori e di tabelle, ovviamente, che sono quelli relativi alla situazione ovviamente in cui il sigma è costante e varia mu. Infiniti sono i valori di sigma, infiniti sono i valori di mu, se mantengo uno costante faccio variare l'altro e viceversa, alla fine quante tabelle dovrei avere? Ne avrei infinite alla 2. Capite bene che per determinarsi tutti i valori di quell'integrale, quindi tutti i valori di probabilità relativi ovviamente questi a che cosa? Ai vari intervalli che io posso andare a considerare partendo da mu, passando per mu più o meno sigma, mu più o meno 2 sigma, mu più o meno 3 sigma, io ci metterei, cioè una vita non basterebbe, sono infiniti alla vita. E allora bisogna trovare una soluzione alternativa. La soluzione alternativa qual è? La soluzione alternativa è quella di fare riferimento ad una distribuzione particolare, una distribuzione normale più semplice. Qual è questa distribuzione normale più semplice? La distribuzione normale più semplice è questa. Dice,
la variabile, immaginiamo nel passaggio dalla x a un'altra logicamente variabile, che assume ovviamente una forma diversa, chiamiamola per esempio z, la probabilità chiamiamola p di z, e andiamo a considerare questa distribuzione che risulta essere sempre una distribuzione normale, eccetera, eccetera, soltanto che simmetrica rispetto al valore medio, il quale valore medio è uguale a zero. E quindi questa distribuzione che io considero che è una distribuzione normale con valore medio mu uguale a 0 deve avere anche sigma uguale a 1. Quindi di fatto è come se considerassi una distribuzione di questo tipo, quindi mu uguale a 0, sigma uguale a 1, d'accordo? Perché? Perché in questo modo, cioè io mi semplifico la vita, considerare mu uguale a 0, sigma uguale a 1 come deviazione standard ovviamente è molto più comodo, e quindi a questo punto mi chiedo, appurato che questa potrebbe essere la mia distribuzione normale a cui potrei tendere, e quindi a questo punto che faccio? Anziché calcolarmi tutti i valori di quell'integrale per infinite alla 2 casi, considero solamente un caso, che è questo. Quindi non considero tutti gli altri casi, però devo essere in grado di riportare, di rapportare qualsiasi distribuzione normale a questa distribuzione, giusto? Cioè sono in grado di poterlo fare? Ovviamente sì. E come faccio? È molto semplice, cioè se ovviamente la mia distribuzione, quindi una qualsiasi distribuzione, la trasformo in una che ovviamente risulta essere simmetrica rispetto all'asse delle y, quindi con mu uguale a 0 e con sigma unitaria, ho risolto il problema. E di fatto questo, come forse saprete, lo si ottiene facendo un cambio della variabile. Mi ricordavo di averlo scritto da qualche parte, ma non l'ho scritto. Dunque, facendo un cambio della variabile, cioè io devo passare da una distribuzione, quindi di questo tipo, per capirci, x p di x, che è una distribuzione quindi di questo tipo, quindi che non è assolutamente simmetrica rispetto al valore di mu uguale a 0, ma è simmetrica rispetto ad un generico valore di mu che può variare logicamente sull'asse dell'x. Adesso, se io cambio la variabile, cioè riporto, per portare questa distribuzione a quest'altra distribuzione, che devo fare? Devo considerare una nuova variabile, appunto, che io chiamo z, la quale è ottenuta in questo modo. Dunque, devo, dal valore della x, che devo fare? Se questa era la x e il valore medio, avevo detto, era praticamente pari a mu. Allora, se io devo rapportare questa distribuzione a questa, allora ovviamente per renderla simmetrica rispetto all'asse delle y ci devo sottrarre il valore medio, e per avere sigma unitario devo dividere per sigma di questa distribuzione. Quindi molto semplicemente effettuo un cambio di variabile, e ovviamente effettuando questo cambio di variabile io riesco a riportare qualsiasi distribuzione da una distribuzione normale simmetrica rispetto a un valore generico di mu a questa distribuzione, che invece è una distribuzione normale con mu uguale a 0, sigma uguale a 1, e per riconoscerla, distinguerla dalle altre, io dico che questa è una distribuzione normale ridotta o standardizzata. D'accordo? Questo è quello che significa. Questa distribuzione, ovviamente, quindi io che cosa farò? Per questa distribuzione io, applicando quella relazione y uguale a e elevato a meno qualche cosa, eccetera, eccetera, ovviamente che cosa succede?
si semplifica, perché in quella relazione sigma è uguale a 1, mu è uguale a 0, e quindi quella relazione iniziale diventa, in forma semplificata, una relazione di questo tipo. Quindi diventa ovviamente tutto molto più semplice nel calcolo dell'integrale. Tra le altre cose, oltre ovviamente a semplificare quella relazione, valgono le proprietà che abbiamo visto per la distribuzione normale. Cioè, se ricordate, avevamo detto che considerando l'intervallo mu più o meno sigma, o mu più o meno 2 sigma e mu più o meno 3 sigma, la probabilità che la mia variabile cadesse all'interno di quell'intervallo era 68%, 95%, 99%. E in questo caso che succede? Siccome mu è 0 e quindi vado a considerare questi intervalli più o meno sigma, più o meno 2 sigma, più o meno 3 sigma, allora se io considero ovviamente in questo caso mu più o meno sigma, siccome mu è 0 e sigma è uguale a 1, che cosa avrò? Che ovviamente l'intervallo diventa più 1 e meno 1. Ovvero nell'intervallo di questa distribuzione normale ridotta, la probabilità che la mia variabile cada all'interno dell'intervallo più o meno 1 è il 68%. Poi l'altra proprietà mi diceva, quindi mu più o meno sigma era il 68% circa. Poi mu più o meno 2 sigma era all'incirca il 95%. Ovviamente mu è 0, sigma è 1 e quindi è più 2 e meno 2, ovvero se considero questo intervallo più 2 e meno 2, la probabilità che la mia variabile cada all'interno di quell'intervallo è il 95%. Infine mu più o meno 3 sigma è circa il 99,73%. Ovvero all'interno dell'intervallo più o meno 3, la probabilità che la mia variabile cada in quell'intervallo è il 99,73%. Ragion per cui quando io vado a considerare nelle tabelle in cui per la distribuzione normale ridotta, ovviamente, io vado a riportare che cosa? In corrispondenza del valore di z, i valori dell'integrale, quindi dell'area sottesa alla curva in corrispondenza di un determinato intervallo, ovviamente z, che è la nuova variabile, tra chi deve variare? Capite bene che io già se la faccio variare tra meno 3, meno 1, 0, 1, 2, 3, quindi se la faccio variare tra meno 3 più 3 la mia variabile z, ebbene io ho quasi tutta l'area, perché ho il 99,73, cioè l'area complessiva è il 100%, no? La probabilità, quindi l'area sottesa all'intera curva e la certezza è il 100%, poi vedetelo, se non lo volete vedere in termini percentuali, è uguale a 1, no? E quindi l'area complessiva è 0,9973. Quindi è chiaro che se io considero già l'intervallo meno 3 più 3 ho quasi la certezza, il valore complessivo è 100% o 1. E quindi è chiaro che nella maggior parte dei casi nelle tabelle di questa distribuzione normale ridotta a cui faccio riferimento, il valore della variabile z, se andate a vedere, solitamente valore parte da meno 3, valore massimo più 3. D'accordo? E questo perché? Perché in quel
in quell'intervallo, diciamo più 3 meno 3, io ho il 99-73% di probabilità che la mia variabile, appunto come vi dicevo, cada all'interno di quell'intervallo. Bene, allora, quindi che cosa c'è da dire? Allora, come vi dicevo, questo è il valore di mu, quindi in forma un poco più pulita rispetto a quello che vi dicevo prima. Questi sono gli intervalli simmetrici rispetto a mu. Vi ricordo che il valore di sigma risulta essere dunque la distanza rispetto all'asse di simmetria di quello che è il punto di flesso della nostra distribuzione. Il punto di flesso è quello in cui ovviamente cambia la curvatura della curva, quindi della curva di distribuzione di probabilità, quindi scende, poi a un certo punto cambia la curvatura, la distanza la si pone uguale praticamente al valore di sigma. Allora dicevo, quindi mu più o meno sigma 68%, più o meno 2 sigma 95%, più o meno 3 sigma 99,73%. Ovviamente nel caso in cui mu è 0 e sigma ovviamente uguale a 1, ecco qui come gli intervalli mu più o meno sigma diventano più 1 e meno 1, mu più o meno 2 sigma più 2 e meno 2, mu più o meno 3 sigma più 3 e meno 3. Non so se si riesce a vedere, ma comunque diciamo questa è la tabella della distribuzione normale ridotta o standardizzata. Vi ricordo ovviamente che queste tabelle le trovate un po' dappertutto, ma comunque vi ricordo di guardare sempre ovviamente prima di andare a leggere il valore, i numeri che stanno qua, che sono poi i valori dell'integrale, di andare a vedere sempre in corrispondenza di 0, di z uguale a 0, qual è il valore dell'integrale. Perché? Perché molte di queste tabelle il valore dell'integrale viene determinato a meno di 0,5. Ovvero, che cosa significa? Siccome questa distribuzione è simmetrica rispetto al valore medio, allora che cosa si fa? Dunque l'integrale che leggete è l'integrale, il valore dell'integrale da 0 a ovviamente il valore che io sto considerando, e quindi è determinato a meno di tutta quest'area qua, che ovviamente siccome è metà, tutta l'area deve essere il 100%, 1. È chiaro che se io non considero quest'area ci sto levando 0,5, il 50%, e quindi di questo me ne potete rendere conto, come in questo caso dove vedete in corrispondenza di z uguale a 0 io leggo che il valore dell'area è 0, quindi significa che questa tabella mi dà i valori dell'area sottesa alla curva a meno di 0,5, d'accordo? Quindi significa che ci devo sommare 0,5. Ci sono tabelle invece dove in corrispondenza di z uguale a 0 già leggete 0,5, quindi significa che il valore che leggete qua deve essere preso pari pari. Quello che avevo cercato poi di richiamare sono questi semplici esercizi in cui avevo provato ovviamente a vedere come determinare il valore dell'area. Sono soltanto dei richiami, ovviamente, quello che sto facendo, di nozioni e concetti probabilmente a voi già noti, però preferisco farlo in modo tale che vi rinfreschiate, come dire, le idee e cerchiamo, come dire, di fugare pure qualsiasi tipo di... Allora, determinare l'area o la probabilità per z uguale a 1,52. Allora, come vedete, in questo caso io sto dicendo, calcoliamo il valore della probabilità. Sapete bene che cosa si intende valore della probabilità per z uguale a 1,52. Significa il valore
della probabilità che la mia variabile assuma valore minore o uguale di 1,52. Cioè non, il concetto di probabilità in un punto non esiste. La probabilità è sempre associata a un'area, quindi devo, ovviamente la probabilità in un punto non esiste, quindi non es- il fatto di dire la probabilità per z uguale a 1,52 significa andare a vedere la probabilità che la mia variabile assuma valori minori o uguali di 1,52, cioè significa che in corrispondenza di questa distribuzione, no? Che è la distribuzione normale ridotta, questo è 1, questo diciamo è 1,52, che cosa significa? Significa dire calcolami l'area, il valore dell'area dell'integrale fino a 1,52, quindi tutta quest'area qua e tutta quest'area qua, che cosa mi rappresenta? Mi rappresenta proprio la probabilità che la mia variabile assuma un valore minore o uguale di 1,52, d'accordo? Come lo calcolo? Allora, molto semplicemente prendo la mia tabella, prendo la mia tabella e ovviamente vado a vedere in questa tabella il valore 1,52. Allora, manca a dirlo, qua leggo il valore 1,5, qui ovviamente ci sono dunque i centesimi, quindi 1,52, 1,52 e questo qua, leggo 4,3, 5, 7, 4. Allora, quindi in corrispondenza di 1,52 z uguale a 1,52, in corrispondenza leggo il valore 43574, ovvero 0,43574. Rappresenta il valore dell'area fino al valore 1,52. Ma devo prendere questo valore o lo devo correggere aggiungendoci 0,5? Vado a vedere in corrispondenza di 0, vedo che il valore dell'integrale dell'area in corrispondenza di z uguale a 0 è 0, quindi ci devo sommare 0,5 e quindi significa che il valore della probabilità in corrispondenza di 1,52 sarà 43 e 754 più 0,5, quindi il 93%. Ecco, quindi è 4,3,5,7 più 0,5, 93,57%, che ovviamente equivale, appunto come vi dicevo, al valore di probabilità. Quindi la probabilità che la mia variabile assuma un valore minore o uguale di z, che già è la nuova variabile, 1,52, è il 93,57%. Vediamo un altro esempio, ovvero come faccio invece a determinare il valore dell'area se invece considero un intervallo simmetrico. Quindi noi conosciamo il valore della probabilità in corrispondenza di z uguale più o meno 1, più o meno 2, più o meno 3. Ma se dico z uguale 1,52 e meno 1,52. Ovvero un intervallo di questo tipo. Allora, evidentemente noi sappiamo che in corrispondenza di più o meno 1 è il 68%, in corrispondenza di più o meno 2 è il 95%, quindi è chiaro che deve venire un valore compreso tra questi due valori, certamente più del 68 e meno del 95.
Come posso procedere? Allora, per calcolare questo valore, utilizzando logicamente quelle che sono le tabelle della distribuzione normale ridotta, posso procedere in questo modo. Allora, diciamo che ci sono due vie. Allora, una prima via può essere questa. Dunque, mi calcolo il valore dell'area e quindi della probabilità in corrispondenza del valore di z uguale a 1,52, che è il 93,57%, così come abbiamo visto prima. Dopodiché posso immaginare, ovviamente, in questo caso di andare a calcolarmi il valore della probabilità in corrispondenza di z uguale a meno 1,52. Ovvero, che cosa dovrei fare? Io dovrei andarmi a calcolare quest'area qua. Giusto? In questo modo, praticamente, io che cosa faccio? Sapendo tutta l'area fino a 1,52, se mi calcolo ovviamente quest'area qui, sottraggo al primo valore dell'area questo pezzettino e ottengo ovviamente per differenza questa parte centrale. Ovviamente in corrispondenza di meno 1,52 posso, come dire, procedere molto semplicemente in questo modo. Se da 0,5 ci tolgo ovviamente il valore, quindi da 0,5 ovviamente, che è tutta quest'area qua, quindi questo è 0,5, ci tolgo questo pezzo qui tratteggiato, questo doppio tratteggio, che ovviamente, siccome è simmetrico, è lo stesso valore che c'ha da quest'altra parte, no? Nelle tabelle io vado a leggere proprio quel 4,3,5,7, che è proprio il valore dell'area, e quindi la probabilità che la mia variabile assuma valore minore di 1,52 ma maggiore ovviamente uguale a 0. Quindi questa parte a che cosa è uguale? A 0,5 tutta quest'area meno questo, che è 0 e 0,643, e quindi ovviamente per differenza, se da tutta quell'area, quindi da tutta quest'area qui fino a questo punto qua, ci tolgo questo pezzo qua, ovviamente ottengo per differenza questo valore. Quindi molto semplicemente, quindi da 93,57 ci tolgo 0,0643 e ottengo 0,8714. Molto più semplicemente, come potevo determinarlo? Lo potevo determinare in questo modo. Siccome dalle tabelle io leggo il valore dell'area fino a 1,52, che è quindi questo qui, 4,3,5,7, che rappresenta questo pezzo qui, siccome la distribuzione è simmetrica, quest'area è uguale a quest'altra, e quindi semplicemente raddoppiando 4,3,5,7, 0,4,3,5,7, ottengo appunto 0,8714, no? Ed è la stessa cosa. Quindi la posso ottenere o se ho il valore dell'integrale da 0 al valore appunto che mi interessa, raddoppiando quell'area, e quindi ottengo tutta l'area di questo intervallo simmetrico. Quindi dalle tabelle mi ricavo l'area tra 0 e 1,52. Questa ovviamente è uguale a quest'altra area tra 0 e meno 1,52 e ottengo 0,8714, oppure lo ottengo per differenza, cioè tutta l'area da, quindi fino a 1,52 meno ovviamente questo pezzettino.
L'ultimo caso di questi esempi banali che vi avevo portato è questo, cioè qui prevede l'applicazione e il passaggio da una distribuzione normale a una distribuzione normale ridotta, cioè io sto considerando in questo caso una distribuzione generica, questa x di x, dove in questo caso io dico l'x con m, quindi xm è 35, sigma è 7,45. Bene, questi sono i due parametri che mi individuano la distribuzione normale. Bene, voglio sapere il valore di probabilità per un valore della x pari a 48,5, ovvero la probabilità che la mia variabile assuma un valore minore o uguale di 48,5. Che devo fare? Allora, siccome voglio utilizzare le tabelle della distribuzione normale ridotta, che devo fare? Devo fare innanzitutto un cambio di variabile. Da questa distribuzione devo passare a questa, quindi da x devo passare a z. Per passare da x a z devo ovviamente considerare la z come x meno x con m su sigma, ed il valore che così ottengo è il valore della nuova variabile nella distribuzione normale ridotta, simmetrica rispetto a mu che è uguale a 0 e con sigma unitario. In questo caso ovviamente che devo fare? X è 48,5 meno x con m che è 35 diviso sigma che è 7,45, e ottengo in questo modo un valore della z che è 1,81. Automaticamente io sono passato da questa a quest'altra distribuzione, quindi da una distribuzione generica, da una distribuzione di probabilità generica caratterizzata in questo caso da un mu diverso da 0, 35, e un sigma diverso da 1, 7,45, a una distribuzione di questo tipo, dove la mu è uguale a 0 e la sigma è unitaria. E quindi mi sono riportato a quelle tabelle che ho calcolato una sola volta e posso calcolarmi a questo punto la probabilità, cioè in corrispondenza di questo 1,81, eccolo, 1,81 sta qua, è 46,485, in corrispondenza di z uguale a 0 e 0, quindi ci devo sommare 0,5 e quindi ottengo il valore di probabilità che è il 96%, 96,48%. Quindi è chiaro che, attenzione, non sto considerando più o meno sigma, sto considerando ovviamente il valore della probabilità fino al valore di z che è 1,81, e quindi è chiaro che il valore in questo caso dell'area dell'integrale è superiore a quello che avrei in corrispondenza di un intervallo simmetrico, perché c'è tutto questo pezzettino qua, per quanto piccolo possa essere, che devo andare a considerare. Quindi in questo caso, come vi dicevo, dalle tabelle 46,48 più 0,5 è il 96,48%. Va bene? Allora, fin qui credo vi ho detto delle cose che probabilmente già sapevate, ma ve le ho, diciamo, ricordate, rinfrescate. Allora, passiamo a quello che invece ci interessava, anzi mi interessava raccontarvi, no? Cioè la capacità di processo, e quindi in questo caso gli indici di capacità di processo CP e CPK. Allora, in azienda molto spesso si parla di capacità di processo capace, no? È proprio il termine che viene utilizzato.
Che cosa si intende per processo capace? Un processo si intende capace quando appunto è in grado di lavorare conformemente a quelle che sono le specifiche di progettazione e quindi quando riesce a collocare il maggior numero dei pezzi derivanti da un processo di produzione all'interno di quelle che sono le specifiche di progettazione. Quindi questo si intende per processo capace, la capacità di collocare la maggior parte dei pezzi all'interno di un determinato intervallo e di quelle che sono le specifiche di progettazione. Questo solitamente viene in ambito produzione e in ambito controllo e miglioramento del controllo di processo viene effettuato attraverso l'impiego di alcune tecniche statistiche, sono le tecniche statistiche appunto conosciute con l'acronimo SPC, Statistical Process Control, che sono per l'appunto le tecniche di cui poi ci occuperemo più diffusamente nel seguito, che ovviamente vedono anche l'impiego di quelle che sono le carte di controllo per verificare logicamente come varia un processo nel tempo e soprattutto verifica attraverso le carte di controllo se il processo per l'appunto è sotto controllo. Ma queste sono delle cose che diremo nelle prossime lezioni. Allora, ritorniamo alla capacità di processo. Per definire la capacità di processo dobbiamo innanzitutto definire quella che è la tolleranza naturale di un processo. La tolleranza naturale di un processo viene indicata solitamente con T con N, quindi la tolleranza naturale, quindi è possibile distinguere tra due tipi di tolleranze. Si parla di tolleranza naturale e tolleranza specificata. La tolleranza naturale è la tolleranza propria del processo e rappresenta l'intervallo, individua l'intervallo entro il quale il processo è capace di collocare per effetto logicamente di quello che è proprio di quelle che sono le caratteristiche del processo, è in grado di collocare la maggior parte dei pezzi. Quindi la tolleranza naturale è una tolleranza propria del processo che io associo ovviamente al processo e alla capacità del processo di collocare all'interno di quell'intervallo la maggior parte dei pezzi. Siccome, come vi dicevo, la distribuzione, quindi c'è ovviamente nel processo di produzione, la caratteristica generata dal processo, abbiamo detto, non assume mai sempre lo stesso valore, ma ovviamente questi valori che appunto assume la caratteristica sono variabili e sono distribuiti secondo una distribuzione che appunto è proprio la distribuzione gaussiana, la distribuzione normale. Qual è allora il valore di tolleranza naturale che noi andiamo a considerare per il nostro processo? Siccome abbiamo detto è l'intervallo entro il quale il processo è capace di collocare la maggior parte dei campioni, dei pezzi, per la proprietà che abbiamo detto della distribuzione normale, intervallo più o meno 3 sigma, la probabilità che la mia variabile assuma valori compresi nell'intervallo mu più o meno 3 sigma è il 99,73%, quindi è praticamente un numero molto elevato di valori, si assume per tolleranza naturale proprio l'intervallo più o meno 3 sigma, quindi la tolleranza naturale, ovviamente considerando ricordando la proprietà della distribuzione normale, io considero proprio l'intervallo più o meno
3 sigma. Perché? Quindi, perché appunto abbiamo detto che all'interno di questo intervallo la probabilità che la mia variabile assuma valori compresi nell'intervallo più o meno 3 sigma è proprio il 99,73%. Quindi questo valore, come vedete, quindi più o meno 3 sigma, 99,73%, che equivale a dire che i pezzi che vengono scartati, i pezzi che cadono al di fuori di quell'intervallo sono, secondo le tabelle, 2700 parti per milione. Equivale ovviamente a dire, quindi questo, se questa è la mia distribuzione, il mio intervallo di tolleranza naturale è questo, quindi compreso tra più o meno 3 sigma, e come vedete la maggior parte dei pezzi sta qua. Quelli che cadono al di fuori sono questi pezzettini, queste due code che stanno da questa parte, che equivalgono, che sono valori molto piccoli, che equivalgono appunto a 2700 parti per milione. L'altro valore di tolleranza che io devo considerare per la determinazione del CP e CPK è invece la tolleranza specificata. Che significa tolleranza specificata? È la tolleranza che io specifico e quindi che io fisso in fase di progettazione. Cioè io dico, ad esempio, lo spessore di questo tavolo deve essere, dico una sciocchezza, 30 mm, questi 30 mm io so bene che non li riuscirò a rispettare, allora deve essere 30 mm più o meno un certo valore delta x. Quel valore che io specifico, quindi in più o in meno rispetto al valore target, rappresenta la tolleranza specificata. E quindi questo valore di tolleranza specificata come può essere indicato? Ovviamente come differenza tra il limite di tolleranza superiore e il limite di tolleranza inferiore, upper e lower, quindi il limite superiore e il limite inferiore. Sono stati indicati in questo modo, USL sta per upper, per LSL per lower, ma chiamateli come volete voi, però l'importante è che vi ricordiate ovviamente che questo valore della tolleranza specificata è dato dalla differenza tra il limite di tolleranza superiore e il limite di tolleranza inferiore, poi chiamandoli come volete. Attenzione, poi vi faccio fare il break. Voglio soltanto farvi osservare una cosa, quindi questa è la tolleranza naturale, questa è la tolleranza specificata. Sono diverse. Allora, la tolleranza specificata, la specifico io, la dico io, cioè la fisso io questa tolleranza, no? E dico, deve essere un certo valore x target più o meno un certo valore, d'accordo? Quindi questo è quello che fisso. Poi il processo genera caratteristiche e queste caratteristiche sono soggette ad una variazione. La variazione di questa caratteristica dipende dal processo, cioè e quella tolleranza naturale non la fisso io, cioè io dico soltanto, bene, io prendo come tolleranza naturale una tolleranza più o meno 3 sigma, ma semplicemente perché in questo modo, poiché quella caratteristica si dispone secondo una distribuzione di probabilità che è la distribuzione di probabilità normale, io dico la fissa più o meno 3 sigma perché per effetto delle proprietà della distribuzione normale la probabilità che la mia variabile cada all'interno dell'intervallo più o meno 3 sigma, alias 6 sigma, è il 99,73%. Ma capite bene che quell'intervallo dipende da sigma e dipende dal processo, per cui sapete meglio di me che se questa curva di probabilità è una curva di questo tipo, molto schiacciata, il sigma è grande e il ticon n di conseguenza sarà un ticon n abbastanza ampio, no? Perché è il più o meno 3 sigma. Cioè, quindi io devo considerare comunque un intervallo grande in corrispondenza del quale
la probabilità, che è la mia variabile cada all'interno di quell'intervallo, è 99,73. Se ovviamente il mio processo invece è un processo di questo tipo, no? Quindi una curva caratterizzata da una varianza molto piccola, il che vuol dire logicamente che sono stato bravo, la T con N sarà piccola e dipende dal valore di sigma, che in questo caso sarà piccolo, che è il sigma del processo. Quindi dipende dal processo T con N, non dipende da me. Il T con S dipende da me, sono io che lo fisso. D'accordo? Ok, vi faccio fare un attimo breve.